C'è la posa dell'asfalto e la definizione della rotatoria. Proseguono i lavori di Via Andria per la realizzazione di due sottovie carrabili e pedonali, pur tra le incognite di un cronoprogramma ancora sconosciuto, almeno in via ufficiale. Da RFI trapela l'obiettivo di concludere il cantiere entro la fine della prossima primavera, ma questo dipenderà dagli imprevisti che ancora si celano dietro la complessità di opere avviate, lo ricordiamo, quasi 5 anni fa. Rimane sempre in piedi, ha spiegato il sindaco Cannito, l'idea di procedere prima all'apertura del sottovia di Via Andria e poi a quello di Via Vittorio Veneto. Stavano eseguendo il pacchetto, il cosiddetto pacchetto nero, che è l'asfalto praticamente, lo stanno completando in questa settimana, la settimana prossima completeranno tutto, hanno terminato la pavimentazione dell'area pedonale, hanno delimitato la rotonda, stanno avendo qualche problema sull'illuminazione, perché stanno aspettando i pali dell'illuminazione che tardano ad arrivare, dopodiché saremo pronti per accendere già i pali dell'illuminazione. L'incognita principale al momento è rappresentata dalla realizzazione del collettore per il convogliamento delle acque meteoriche di Via Andria. I lavori sono di competenza del comune, che sta per procedere all'affidamento. Opere anche queste complesse, che richiederanno almeno 6 mesi di tempo per la loro conclusione. Ma che non impediranno la fruizione del sottovia, perché abbiamo deciso che invece di iniziare da Via Andria inizieremo dalla città ad andare su, per cui si potrà utilizzare il sottovia, si potrà utilizzare al passaggio delle autoveicoli, sia al passaggio pedonale che al passaggio automobilistico. Io voglio metterlo in funzione il sottovia, però è ovvio che dobbiamo essere prudenti, perché atteso che possono esserci piogge di natura, precipitazioni meteoriche importanti, siccome non abbiamo ancora il completamento che avverrà fra 6 mesi della condotta idrica 1006, nelle more di questo completamento noi potremmo pensare sempre all'utilizzo del sottovia, ma in maniera prudenziale, eventualmente. Questa è una proposta che è l'ultima ipotesi che potrebbe realizzarsi: chiuderemo il sottovia. Ma questo accade in tutti i sottovia. Nelle immagini televisive, se i cittadini di Barletta vedessero immagini televisive di sottovia chiusi perché allagati, sono immagini che appartengono alla quotidianità, quindi non ho problemi a dire che per prudenza potremmo chiudere il traffico. D'altronde la via ce l'abbiamo, ed è via Scuro, che è stata sistemata a dispetto di quello che si diceva, è stata sistemata, anzi colgo l'occasione per dire che fra qualche giorno inizieranno i lavori di asfalto di via delle Casermette, che è la continuità di via Scuro.